Governatore della Misericordia del Lungo del Monte, ringrazio il signor Sindaco e i signori dell'amministrazione comunale e di quanti sono presenti. In qualità di vice coordinatore delle Misericordie della Regione Basilicata, do il benvenuto ai confraterni della Misericordia della nostra Regione, che costituiscono il nostro coordinamento, e del mio benvenuto agli amici dell'Associazione Fratelli di Latta di Grassano. Oggi per noi volontari è una gioia poter condividere questo riconoscimento. Oggi i volontari della Misericordia della nostra Regione e i volontari della Misericordia di Ruolo del Monte ricevono dal Dipartimento di Protezione Civile un attestato di benemerenza, una medaglia e l'iscrizione alla terza classe prima fascia, riportato sulla gazzetta ufficiale e concesso in occasione del sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009. Oggi io, unitamente all'assessore in rappresentanza del nostro signor Sindaco e dall'amministrazione comunale, vogliamo donare ad ognuno di voi la medaglia con relativo attestato. È giusto e doveroso esprimere nei vostri confronti questo minimo gesto. Ancora ricordo il 18 aprile alle ore 4, quando, allettati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie di Firenze, partimmo per raggiungere l'Aquila. Con 20 volontari delle Misericordie di Grassano, Rotonda, Francavilla Insigni, Maschito e Ruvo del Monte, con 7 mezzi, organizzammo in tempo breve la colonna mobile delle Misericordie della Regione Basilicata. E dopo qualche ore, a bordo dei nostri mezzi, riportanti i colori confederali dei nostri comuni, giungendo in Bazzano, Aquila. Giunti nel campo, allestiti per i volontari dei mezzi di soccorso, lì, uniti come fratelli, emozionati per quanto trovato ed orgogliosi di poter aiutare quelle persone che avevano forte bisogno, allestimmo due tende, comunicando alla prefettura dell'Aquila e alla SOM la presenza del coordinamento delle Misericordie della Regione Basilicata sul posto. Restammo in quell'area per circa 8 giorni, combattemmo con il freddo, con il fango, con la pioggia, con la neve, ma nulla ci spaventò. In quei giorni notai, nonostante le mie difficoltà, che ognuno di noi era fiero ed orgoglioso di essere giunto in aiuto di quelle persone. E da vice coordinatore ero fiero ed orgoglioso perché in quell'area avevo portato delle persone che, nonostante i miei impegni, le famiglie, il proprio lavoro e i propri affetti, nonostante le tante difficoltà, erano lì pronti a donare il proprio tempo, ma ancor più il proprio sorriso a quelle persone che vivevano momenti di sconforto. In quei giorni tra noi, appartenenti alle Misericordie, ci fu tanta stima, tanto rispetto, ed alla fine rientrammo il 25 aprile, con un'esperienza di vita indimenticabile, con un indelebile ricordo di quei posti e degli scenari vissuti, nonché rientrammo avvalorando sempre più l'essere volontario. Oggi rientrati nelle nostre sedi, ogni singolo confratello ha continuato a dimostrare con orgoglio che il volontariato è quella persona che, adempiuto i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, rappresentando e dimostrando che i volontari di ogni qualsiasi associazione, per attività di volontariato, intendono l'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. Pertanto un ringraziamento di cuore porta a questi volontari che non solo in queste calamità, ma durante l'anno, con grande sacrificio, impegno di tempo e forze, cercano di dare il meglio per realizzare le varie attività, che nonostante le varie spese, le varie attività, cercano di sopravvivere per poter dare qualcosa di utile all'intera comunità. Porto un caloroso ringraziamento alla nostra stupenda popolazione, che in quei giorni, mostrando la propria solidarietà, fece giungere presso la nostra sede tanti viveri di conforto che in data 10 aprile furono consegnati direttamente dai volontari della Misericordia di Lungo del Monte nei vari campi, dopo essere stati sistemati e catalogati dalla consorella Madre Maria Carmela e sua zia Teresa. Porgo il mio grazie al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Basilicata, che oggi, credendo nella nostra serietà ed apprezzando la nostra professionalità, ha messo a disposizione nostra e di questo nostro comune un mezzo all'avanguardia, dotato di modulo antincendio ed attrezzato per le varie emergenze. Concludo ringraziando chi veramente oggi ha creduto in questa piccola associazione, partita da nulla ed oggi capace di gestire con i nostri confratelli e con i nostri mezzi un'emergenza reale. Credetemi, non è facile sopravvivere in un paesino di mille anime. La Misericordia in 12 anni con mille sforzi e grazie a tutti si è affermata nella nostra regione e su tutto il territorio nazionale. Oggi a voi volontari e a voi tutti presenti il mio grazie. Porgo a nome mio di tutta la Misericordia il nostro più cordiale saluto, il mio più sentito grazie all'Associazione Fratelli di Arte, che oggi unite a noi con un unico ideale, quello di essere volontari, ed in segno di stima e amicizia stasera doneranno del proprio tempo nella manifestazione delle ore 21:30.
Ringrazio tutti di cuore, ringrazio il presidente dell'associazione Fratelli di Latte, che stasera ha dato modo di unire due associazioni che da oggi, uniti con un unico ideale, porteranno nelle varie emergenze e nei nostri tanti ideali, portando così in volo il nostro fare per gli altri ed a titolo gratuito. Che Dio ve ne renda merito. Questa canzone è stata scritta proprio per il terremoto dell'Aquila, l'abbiamo scritto io e Mario Soranno e l'abbiamo chiamata Il Volo, quindi speriamo che voi piaccia, grazie. Yeah.
Buonasera. Sono molto orgogliosa ed onorata per essere stata invitata questa sera per consegnare un attestato di benevolenza terremoto in Abruzzo, anno 2009, terza classe, prima fascia, ad operatori volontari della Confraternita di Misericordia di Ruvo del Monte. A questo punto voglio comunicare ciò che penso a riguardo del volontariato. Si può essere quanto mai colti, ma se la cultura non è legata al cuore è solo arida cultura. Bisogna sapere ascoltare la gente e i suoi bisogni, sempre con tanta umanità. Guardare ed osservare sempre con il cuore. Non è difficile quando è nella natura delle persone. Così è nata l'associazione, nel lontano 1999, ad opera di Antonio Santoro, oggi maresciallo dei Carabinieri. Allora giovanissimo, ma dalle idee chiare, aiutare i bisognosi, perché suo papà giacque sull'asfalto per tanto tempo, prima che arrivassero i soccorsi. Direi che quasi tutte le famiglie in questo paese, in questi 12 anni di operosità della misericordia, hanno avuto bisogno, compresa la mia famiglia. Grazie, Misericordia di Ruvo del Monte e degli operatori tutti. Un grazie ed un riconoscimento giunge anche da lontano, dove la misericordia ha dato il suo contributo. Infatti, tutti avete sentito parlare del terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009. I nostri compaesani erano lì ad aiutare. Oggi siamo qui ad unirci a far corona per riconoscere ai volontari che hanno prestato la loro attività in favore delle popolazioni colpite da gravi emergenze. L'attestato di benemerenza, secondo legge, è destinato al personale di tutte le amministrazioni e forze dello Stato, ma anche ai volontari segnalati da amministrazioni, enti o associazioni di appartenenza. Io penso ad interpretare il pensiero di tutti. Ne sono fiera ed orgogliosa perché alcune persone di Ruvo, come noi, governatore Antonio Santoro, vice governatore di Simone Donato, capogruppo Santoro Gianluca, caposquadra Mongiero Giuseppe, consorella Perosi Silvia, confratello Cappiello Renato e quanti altri, Tiziano, Maria Assunta, quanti li vedete in divisa? E quanti altri abbiano saputo dedicare il loro tempo ai bisogni, ai bisognosi. Grazie, Confraternita di Misericordia di Ruvo del Monte. Grazie di cuore alla popolazione di Ruvo che con l'aiuto di tutti insieme si cercherà di far risuonare il nome di questo paesino in ogni angolo del mondo e distinguersi per un cuore grande così. Affezionatissima Vittoria Lucia Cefola. Grazie Presidente. Passiamo alla consegna dell'attestato con la relativa medaglia di bronzo relativo nastrino. In qualità di vice coordinatore delle misericordie della Regione Basilicata, inizio con le misericordie esterne. Premio per primo oggi l'amico Raffaele Mangione. Per lui in quell'epoca la prima esperienza con le nostre misericordie. Oggi con tanta stima, grande affetto e con un unico valore, l'amicizia, insieme siamo riusciti ad unire due associazioni che seppur con compiti diversi, dopo il nostro dare all'Aquila, oggi insieme siamo riusciti a gemellare due associazioni, tanti volontari ed un unico valore di vita. Essere volontario e portare in volo i nostri grandi valori, onestà, lealtà e sincerità. Bravo!
Consegna a Piero Il Vento l'attestato di benemerenza con relativo nastrino e medaglia. Ritira le rose Girolamo. Bravo! Consegno alla Misericordia di Maschito, Giuseppe Potenza, attestato di benemerenza, medaglia e nastrino. Bravo. Consegno all'assessore. Fratello La Centra Mario, Pasquale Colella, Francesco Adorno, ritira attestato di benemerenza con relative medaglie e nastrini il confratello Capassi Antonello, consegna i diplomi l'assessore Cepò. Alla Misericordia di Rotonda, non presente stasera ma presente qui il 18 per le festività patronali, ad Angelo Forte e Rossano Propato, consegniamo attestato di benemerenza, medaglia e nastrino. Consegniamo le medaglie a Tortorelli Antonio. Procedo ora alla consegna degli attestati, delle medaglie e dei nastrini, non più in qualità di vice coordinatore delle Misericordie, seppur ne sono fiero, ma come governatore, essendo di Ruvo e fiero di Ruvo. Premio oggi il mio vice governatore, che in questi anni è diventato uno dei volontari attivissimi della Misericordia di Ruvo del Monte. Questa Misericordia oggi deve dire grazie ad un uomo che, nonostante abbia dato alla popolazione ruvese i suoi 37 anni lavorativi, oggi attivamente continua a fare per Ruvo del Monte. Insieme alla chiamata per l'Aquila, lo stesso, senza porsi nessun problema, è partito in prima persona sulla nostra ambulanza, coordinando unitamente a me il controllo del personale e dei tantissimi interventi. Oggi, a nome della Misericordia di Ruvo del Monte, ti dico grazie. È per ciò che continuerai a fare per noi e per Ruvo che Dio te ne renda merito. È con piacere ed onore che ti consegno la medaglia di bronzo rilasciata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. L'assessore Ciampa mi metta la medaglia e la prendo dell'attestato.
Segno attestato di benemerenza, medaglia e relativo nastrino al confratello Renato Cappiello, che nonostante fuori comunque attivo per la misericordia del Gruppo del Monte. Consegniamo attestato di presenza per l'impegno e la professionalità alla consorella Cefola Carmen. Consegniamo attestato per la professionalità e disponibilità alla consorella Marra Maria Carmela. Consegniamo applicando medaglia e nastrino attestato di benemerenza al confratello Muncello Giuseppe. Consegniamo attestato di benevolenza applicando medaglia e nastrino alla consorella Silvia Pelosi. Gendiamo l'attestato di benevolenza al presidente Antonio Santoro. Consegno, seppur non presente qui, attestato di benemerenza, medaglia e nastrino a Gianluca Santoro. Ritira Giuseppe Santoro. Consegniamo attestato per l'impegno e la professionalità alla consorella sua zia Teresa. Consegniamo attestato di benevolenza, che comunque non è presente qui, è in viaggio, Ciampa Massimiliano, che seppur lontano è sempre comunque attivo per la misericordia di Gruppo del Monte. Ritira Giglio Daniele.
ringrazio di cuore i presenti, ringrazio Piero Mira, Roberto Di Napoli del sito della Proloco, che quotidianamente da me vengono disturbati e sempre e attivamente rappresentano le nostre notizie. Grazie di cuore anche a voi che fate tanto per noi. Concludo ringraziando l'assessore Ciamba, Colangelo, l'assessore Cefola, tutti gli intervenuti, gli amici dell'associazione Fratelli di Latte, i miei ragazzi dell'associazione di Lupo del Monte e tutta la popolazione presente. Grazie mille, buona serata. Un grazie di vero cuore a Tonino, che ha avuto questa grande idea, questo grande cuore. Grazie. Allora, per problemi di visivi abbiamo un CD delle foto dell'Aquila dove noi siamo stati impegnati. Come appena è possibile cercheremo, prima dello spettacolo teatrale delle 21.30, che gli amici dell'associazione Fratelli di Latte stasera donano alla popolazione di Lupo del Monte. Proietteremo queste foto, quindi chiunque vorrà potrà vedere la visione di queste foto. Grazie e buona serata a tutti.